Dopo l'emergenza idrica ed elettrica, le alte temperature favoriscono gli incendi. Allarme ad Ascica Tene, Traggiare Riposto, dove sono stati evacuati un resort e un agriturismo. La festa della patrona di Acireale della diocesi subisce variazioni. Il giro esterno rinviato a dopodomani. All'indomani dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, il dibattito politico è già rovente. Il nuovo corso rompe la tradizione sulla vicepresidenza del Consiglio. Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione di TG Reporter News. Come avete sentito dai titoli, è un martedì da bollino rosso non solo per le alte temperature ma anche per gli incendi scoppiati nel Catanese. Interessata anche la zona dell'Acese, dove c'è grande preoccupazione per l'incendio scoppiato nella zona archeologica delle terme di Santa Venera al Pozzo, dove è stato reso necessario l'intervento dei mezzi Canadair. Ma facciamo il punto della situazione in questo servizio. Caldo record, blackout elettrici e idrici, incendi. Un cocktail decisamente forte per questa rovente estate 2023 che si è abbattuta in Sicilia. Il bollettino diramato dalla Protezione Civile per oggi è di massima allerta, il rosso per rischio incendi e ondate di calore. Diversi gli incendi che si sono andati a sviluppare in provincia di Catania, interessando pure l'Acese. Si lavora senza sosta per domare del tutto l'incendio scoppiato questa mattina nella zona ricadente, la zona archeologica delle terme romane di Santa Venera al Pozzo, dove è stato reso necessario l'intervento dei Canadair. Ad essere colpita dapprima la zona che circoscrive l'antica chiesa, l'antiquarium del Mandarineto e Fornace, dove in fiamme sono andati ettari di vegetazione di proprietà private. Nonostante l'intervento dei volontari dell'Arcicaccia di Acireale, che con l'ausilio delle autobotti hanno spento in parte le fiamme, il forte vento di scirocco ha provocato l'innesto di altri roghi che si sono andati a sviluppare in via delle Terme Romane, ricadente sempre nella zona archeologica di Santa Venera al Pozzo sul comune di Ascica Tene. Minacciate persino le abitazioni, tra queste anche quella del ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso. Sul posto presenti anche i sindaci di Acireale Roberto Barbagallo e la sindaca di Ascica Tene Margherita Ferro, che ha allertato subito il COC ad attivarsi, ma la situazione al momento desta preoccupazione, sebbene il lavoro di squadra da parte dei vigili del fuoco, dei volontari dell'Arcicaccia di Acireale, carabinieri, polizie e vigili urbani di Acireale e Ascica Tene. Situazione preoccupante anche a Riposto per via di un altro incendio partito da una zona ricca di vegetazione in via Mirto e che ha colpito i vivai Faro. Evacuate per precauzione le abitazioni, ma altre sono state prese dalle fiamme, al punto che una donna è dovuta ricorrere alle cure del personale del 118 per intossicazione da fumo. Le fiamme hanno minacciato un agriturismo e il resort Donna Carmela Resort & Lodge, con i turisti costretti ad abbandonare la struttura. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, uno del corpo forestale, i carabinieri della compagnia di Giarre e la polizia locale di Riposto. Al momento è impossibile fare una conta definitiva dei danni. È sempre Riposto a fuoco l'area di via Salvatore Patti, parallela al lungomare, con l'evacuazione di alcune ville qui site. In questo martedì infernale si inserisce anche l'incendio scoppiato a Zafferana. Anche qui una lunga lingua di fuoco che sta minacciando le abitazioni, con intervento da parte dei vigili del fuoco che con difficoltà cercano di far fronte alla mole di chiamate. Nemmeno la zona di Aci Sant'Antonio è stata risparmiata, dove è ancora in atto qualche fiamma in zona Colle del Gelsomino, sulla quale alle 3 di questa notte è scoppiato un incendio, mentre è stato del tutto spento quello in via Sciarone a Ficarazzi, frazione di Aci Castello, dove i vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte. Immancabili le raccomandazioni da parte dei sindaci del comprensorio ad evitare di uscire, soprattutto anziani e bambini, ma anche di limitare l'uso di elettrodomestici e climatizzatori. Non si escludono blackout con operai al lavoro costantemente e gli occhi sono tutti puntati alle previsioni meteo. Si attende con ansia quel calo di temperatura annunciato da giorni, con l'arrivo di correnti più umide dall'Atlantico che dovrebbero far scendere le temperature. Mattinata difficile anche nella frazione di Santa Maria la Stella a causa di un vasto incendio che si è sviluppato nei terreni a ridosso della piazza del paese, nel lato del territorio di pertinenza del comune di Acireale. Le fiamme hanno minacciato da vicino il distributore di benzina che si trova lungo via Floridia ed un'abitazione che si trova all'angolo tra la stessa via Floridia e la via San Giovanni Santa Maria la Stella. Lungo la via Floridia le fiamme hanno anche aggredito un palo di sostegno per le
linee elettriche e telefoniche che rischia di crollare in mezzo alla strada, per cui si è reso necessario anche chiudere l'accesso alla via. Sul posto vedete anche le immagini in onda. In attesa dell'intervento dei vigili del fuoco sono intervenuti una pattuglia dei carabinieri e due unità della polizia municipale che stanno monitorando la situazione. Le fiamme, sospinte dal forte vento caldo, sono poi arrivate fino all'interno di una casa, fortunatamente da tempo disabitata e vandalizzata, che si trova lungo la via San Giovanni. E dinanzi all'impennata di caldo di questi giorni arrivano le raccomandazioni da parte dell'ASP per difendersi dalle alte temperature e proteggere i soggetti più deboli. Sentiamo. Il male che ti voglio. Sicilia in ginocchio a causa della tremenda cappa di caldo di questi giorni che, tra incendi, crisi idriche ed elettriche e quant'altro, ha visto trasformarsi la stagione delle vacanze in uno scenario da girone dantesco. A farne le spese i soggetti più deboli, dagli anziani a chi soffre di patologie che a causa del caldo rischiano di aggravare stati di salute già precari. Tra i danni provocati dai continui e prolungati distacchi di energia elettrica, il deterioramento di quei farmaci che necessitano la conservazione a basse temperature. Una mano tesa arriva dall'ASP di Catania. In coerenza con le iniziative adottate dinanzi all'emergenza blackout, l'azienda sanitaria raccomanda ai cittadini residenti di riportare i farmaci da frigo presso le farmacie dell'ASP di Catania dove li hanno ritirati e chiederne la custodia o la sostituzione nel caso in cui il farmaco non sia stato deteriorato, individuando quale punto di riferimento la farmacia del presidio territoriale San Luigi. Se il farmaco è stato ritirato presso le farmacie convenzionali, i cittadini potranno richiedere la custodia presso le stesse farmacie o, in caso di deterioramento, rivolgersi al proprio medico per l'emissione di una nuova prescrizione. Non solo medicine, ma anche un decalogo di regole per proteggersi dal caldo. Evitare di uscire nelle ore più calde, soprattutto per bambini e anziani. Adottare in casa e sui luoghi di lavoro la schermatura delle finestre per bloccare il passaggio della luce. Bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno e consumare prevalentemente frutta fresca, evitando il consumo di bevande con zuccheri aggiunti, caffè e alcolici. Similmente è raccomandato un consumo moderato di piatti ricchi di grassi. Praticare esercizio fisico nelle ore più fresche della giornata. Vestirsi con indumenti di fibre naturali che favoriscono la traspirazione. D'assoluto rilievo infine l'assistenza alle persone a maggior rischio, bambini, anziani che vivono da soli, soggetti in difficoltà e la protezione degli animali domestici. Semplici regole di sopravvivenza in una stagione fuori controllo, in attesa che la situazione si normalizzi. Occupiamoci adesso di un altro argomento, quello relativo all'inquinamento delle acque marine, in quanto ieri a Mascheri nel Palazzo Comunale si è tenuta un'importante riunione per discutere per l'appunto delle problematiche che da settimane affliggono il litorale di Fondachello. Al centro del dibattito l'inquinamento delle acque e il malfunzionamento del collettore. Ieri pomeriggio a Mascali si è tenuta un'importante riunione per discutere dei diversi problemi che ormai da diverse settimane affliggono il litorale. Presenti all'incontro l'assessore regionale al territorio e all'ambiente Elena Pagana, il sindaco Luigi Messina, il vice sindaco Veronica Musumeci e diversi membri dell'associazione Nuova Fondachello Beach 2.0 intervenuti durante il dibattito. Tra i tanti temi si è discusso di quello relativo all'inquinamento delle acque marine, del quale si è ampiamente parlato durante le ultime settimane. Un problema che trova tra le molteplici cause quella del malfunzionamento dei depuratori delle acque, essenziale strumento di bonifica per l'intera area, che rischia di perdere numerose presenze turistiche essenziali per dare un'immagine sostenibile del territorio. Abbiamo affrontato in realtà tanti temi questa sera, abbiamo parlato e discusso di tanti problemi ma anche di tante probabili e possibili soluzioni. Si è parlato dei depuratori della zona, della procedura di infrazione cui siamo soggetti, che poi di fatto si riversa sui cittadini. Abbiamo anche parlato però delle grandi opportunità che ha il nostro demanio marittimo e non solo. Quindi ritengo questo incontro molto positivo, perché dalla sinergia con i comuni e con i cittadini attivi in prima linea generalmente nascono e si trovano le soluzioni migliori, quindi è stato un incontro molto proficuo e interessante. L'assessore regionale al territorio e all'ambiente ha accettato il nostro invito per discutere quello che è un tema che tutt'oggi ne parliamo, la situazione del nostro litorale.
litorale, ma non solo, erano presenti anche una rappresentanza dei lidi e insieme all'amministrazione abbiamo discusso, ci siamo confrontati su quelle che possono essere le possibili soluzioni, soprattutto per venire incontro a tutte le attività che ci sono sul nostro territorio, perché sappiamo benissimo al momento in cui, come c'è stato, ci sono dei problemi sul nostro litorale, quindi dalle acque sull'arenile, di conseguenza i primi a essere danneggiati sono le nostre attività e i nostri turisti che piuttosto che permanere scappano. I problemi ovviamente sono tanti altri, abbiamo parlato anche di altro, ma da parte di questa amministrazione c'è la piena volontà di collaborare per, insieme a tutti i presenti, per poter quantomeno collaborare, ripeto, e risolvere per quello che può essere il problema. E torniamo a parlare sul servizio di apertura, ovvero questa ondata di caldo eccezionale, dei blackout idrici ed elettrici che da giorni sta interessando diversi comuni. Tra i comuni coinvolti anche Fiume Freddo di Sicilia, che ha investito molte attività commerciali del centro, che contano centinaia di migliaia di euro per i danni dovuti al blackout che dalle 18 di ieri li ha duramente colpiti. Disperati i commercianti e a loro si associa anche il sindaco Angelo Torrisi. Sentiamo. Ingenti danni e perdite per migliaia di euro per le attività commerciali di Fiume Freddo di Sicilia, che dalle 18 di ieri pomeriggio sono senza corrente elettrica. Diverse le strade del paese interessate da questo distacco di corrente, ma sono soprattutto le strade in cui insistono gli esercizi commerciali a fare la conta dei danni. Prodotti finiti e materie prime andate a male per un blackout destinato a durare sino a tempo indeterminato. Regna il caos, infatti, negli uffici dei principali fornitori di luce, che si trovano a dover arginare un'enorme mole di interventi. A trovarsi in gravi difficoltà non sono soltanto i bar e le pasticcerie di Fiume Freddo, ma anche i fiorai e le farmacie, come la farmacia Patti di Via Roma, che registra molti farmaci rovinati. Noi siamo gli esercenti delle principali attività commerciale del centro di Fiume Freddo ed è da ieri dalle ore 18 che siamo rimasti senza corrente e ovviamente anche senza acqua, perché l'autoclave non funziona senza corrente, e quindi abbiamo subito grossi disagi e soprattutto ingenti danni a livello economico, perché si contano migliaia di euro di danno di materie prime e di prodotti che erano nelle nostre vetrine belli esposti, che ora, come gelati, torte, che ora si sono sciolti tutti, per non parlare poi delle materie prime nei frigoriferi. Questo è ovviamente solo il mio caso, ma anche le altre attività di altra categoria hanno subito altri danni. E questa problematica non è solo una problematica nostra, ma è anche per gli anziani e anche per le persone che abitano nelle vie del centro, che si trovano senza acqua, senza corrente e senza poter accendere il ventilatore, quindi neanche l'aria condizionata. Siamo in super disagio per quanto riguarda sia la perdita di materie prime, i prodotti eccetera, senza considerare la giornata lavorativa che andiamo a perdere, senza neanche sapere quando verrà riallacciata la corrente. E abbiamo più volte provato ad aprire interventi con l'Enel, che ci rispondono solo con orari fuorvianti, senza dare degli orari precisi in cui viene ripristinata la corrente elettrica, e siamo qui in attesa che venga riallacciata. No, dice solo che c'è un disservizio sulla rete e che verrà ripristinato a data da destinarsi. Diciamo che purtroppo il periodo è un poco triste per quanto riguarda sia la carenza di energia elettrica che della calore, che un pochino sta affliggendo le nostre comunità. Fiume Freddo, diciamo, è stata interessata in un primo momento per quanto riguarda la zona Liberto, a cui si è dato un poco di rimedio. Da ieri pomeriggio le zone centrali che riguardano via Umberto, via Regina Margherita e un tratto di via Roma sulla piazza centrale. È chiaro che questo è il cuore pulsante del nostro paese, dove insistono attività commerciali che nel periodo estivo sono in piena, diciamo, attività lavorativa, quindi questo dispiace tantissimo ed esprimiamo la nostra solidarietà. La nostra amministrazione si è attivata intanto nel creare, appunto, per andare incontro agli anziani o chi ne avesse bisogno per fare
piccole opere, diciamo, per la spesa o per magari avere dell'acqua a casa, un numero telefonico con un servizio H12, quindi stasera fino alle 22, ieri sera lo è stato con la presenza dei volontari della Croce Rossa, della Misericordia, dei Marinai d'Italia, dei consiglieri comunali presenti qua in sede. Abbiamo più volte chiamato fino a stanotte alle 2 il servizio per quanto riguarda questo, il reperimento di una disponibilità Enel. Noi continueremo sicuramente tramite il comandante dei vigili e l'ufficio tecnico a insistere su questa richiesta di aiuto per quanto riguarda la riattivazione al più presto dei servizi Enel. Ci fermiamo adesso per un primo stacco pubblicitario, a tra poco con le altre notizie. La 58esima edizione del premio ACI e Galatea andrà in onda su Etna Channel, canale 199 del digitale terrestre in tutta la Sicilia, martedì 25 alle ore 21:20. Premio ACI e Galatea, il premio di ACI Reale ai siciliani nel mondo. Sportivo, elegante, casual o come vuoi. Da Doppelganger puoi. Nella nuova collezione primavera-estate di Doppelganger ci sono tutti i colori, i modelli, le soluzioni per ogni momento della giornata dell'uomo a qualsiasi età. Vieni a provare la qualità della nostra collezione. Maglie, camicie, giacche, giubbotti, pantaloni, abiti, accessori. Siamo in Piazza Duomo 1 a Cireale. Doppelganger, il lusso più economico del mondo. Completi uomo a partire da 99 euro. Da Garozzo SRL, rivenditore Renault e Dacia, sappiamo come consigliarti. Ti offriamo le migliori promozioni del momento e una gamma di modelli all'insegna dell'innovazione, del piacere della guida e dell'efficienza dei consumi. Se hai scelto Renault o Dacia, il rivenditore autorizzato è Garozzo SRL. Assistenza tecnica con personale qualificato. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia, ad ACI Reale, in via Loreto Balatelle 144. Per info 095 765 51805. Autoriparatori di fiducia, da sempre. Dottoressa, cosa mi consiglia per il mio mal di testa frequente? Dottore, esiste un farmaco equivalente che costi meno ma altrettanto efficace? Mi sono trovata molto bene con la crema che mi ha consigliato. Prendo tutti questi farmaci. Mi fanno male, dottore? Farmacia in Pellizzeri. Sentiamo con gli occhi, vediamo con le orecchie, consigliamo con il cuore. Uno staff che lavora con passione e professionalità sempre a tua disposizione. Banco etico, reparto cosmesi, reparto celiachia e alimentazione speciale, consulenza nutrizionale e sportiva, consulenza psicologica. Ti aspettiamo con il sorriso in via Giovanni Verga 47 ad ACI Reale. Centro Analisi Murabito. Dal 1975 un concreto esempio di professionalità sulla diagnostica da laboratorio. Personale qualificato, strumentazioni mediche di ultimissima generazione. È dotato, unica struttura in Sicilia, del FADI ATM 250, il gold standard per le ricerche di allergie o malattie autoimmuni. Aperto alle 6:30 del mattino, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Gli esami vengono processati in sede, eliminando il rischio di contaminazioni dei campioni. Centro Analisi Murabito, via Kennedy 56 Q2 a Cireale. Scarica la nuova app di Radio Etna Espresso. Vai su Apple Store o su Play Store e digita Radio Etna Espresso. Potrai seguire in diretta la radio o Etna Channel TV, scegliendo attraverso canali. Portaci con te in tutto il mondo. Siamo online 24 ore su 24. Con noi la differenza si vede e si sente. Festa di Santa Venera in apertura di seconda parte del nostro telegiornale. Il forte caldo influenza anche i festeggiamenti in onore della patrona di ACI Reale. Rinviato a giovedì il giro esterno previsto per questa sera. Le alte temperature previste per la giornata di oggi hanno indotto l'amministrazione comunale e la deputazione della Reale Cappella di Santa Venera a posticipare a giovedì 27 il giro esterno del Fercolo di Santa Venera in programma questa sera. Il resto del programma di oggi e di domani rimane invariato. Quindi oggi alle 18 la Cappella di Santa Venera si aprirà e il venerato busto reliquiario della Santa sarà traslato sull'altare maggiore. Alle 18:45 da Palazzo di Città muoverà fino alla Basilica Cattedrale il corteo dei sindaci
sindaci e dei presidenti del Consiglio dei Comuni della Diocesi. A seguire i solenni primi vespri pontificali presieduti da Monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale. Il cosiddetto giro esterno quindi si svolgerà giovedì secondo l'itinerario prestabilito. Siamo giunti alla vigilia di questa festa attesa, desiderata. Dopo un anno la nostra santa percorrerà con le sue reliquie il giro esterno della città di Acireale. Toccherà alcuni quartieri come di consueto nel giro esterno, quindi si recherà nella zona di San Michele, passerà per il seminario, continuerà per il quartiere del Carmine, il quartiere dei Cappuccini, salirà per via Fabio, via Caronta, via Marchesi San Giuliano, via Atanasia e rientrerà da Vita Corso Savoia in cattedrale. C'è tanta attesa, i nostri ragazzi quest'anno anche hanno voluto offrire alla Santa anche lo spettacolo pirotecnico in piazza Cappuccini. Per la prima volta i ragazzi della parrocchia sono voluti impegnare proprio a onorare la nostra Santa anche con questo omaggio. Ci accoglieremo l'arcivescovo di Reggio Calabria domani mattina per il solenne pontificale e la sera dopo la messa vespertina il giro interno, il giro nobile della Santa. Io penso che in questo momento, ecco, il nostro desiderio è quello di chiedere alla Santa, ecco, di indicarci la via della santità, la via della giustizia, la via del vero bene. In questo tempo in cui manca la speranza, vogliamo veramente guardare a lei come esempio di speranza, come esempio di carità, come esempio di fede eroica. Oggi celebriamo il 1880 anniversario del suo martirio e quindi vogliamo veramente prendere la nostra Santa come modello da imitare, per essere anche noi cristiani credibili e autentici con la testimonianza della nostra vita. Domani l'attesa festa barocca in onore di Santa Venera, con in programma i tradizionali appuntamenti che saranno trasmessi in diretta dalla nostra emittente a partire dalle 9.30 del mattino, con tanti ospiti in studio che commenteranno le fasi della solennità in onore della giovane martire. La giornata inizierà con l'apertura della cappella e proseguirà con il pontificale presieduto da Monsignor Fortunato Morrone, vescovo di Reggio Calabria. In serata il giro d'onore di Santa Venera sul fercolo tirato dai devoti, preceduto dalle candelore per le strade del centro storico di Acireale. Alle 22.30 circa è previsto lo spettacolo piromusicale in Piazza Duomo. Al termine Santa Venera farà rientro in cattedrale. Appuntamento dunque domani mattina con la diretta della festa di Santa Venera sulla nostra emittente. Adesso ci occupiamo di cronaca. Carabinieri in azione a Palagonia. I militari del nucleo radiomobile hanno arrestato un 27enne ed un 32enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante operazioni di controllo tra la strada statale 385 e via Garibaldi, l'attenzione delle forze dell'ordine è stata attirata dall'arrivo dell'auto del 27enne che alla vista degli agenti ha mostrato segni di nervosismo. Nervosismo aumentato all'intimazione dell'alte che insieme alle prime indicazioni ricevute dalla centrale operativa ha spinto i carabinieri ad approfondire i controlli. La perquisizione del veicolo ha portato al rinvenimento dietro la leva del cambio di 5 involucri contenenti 50 grammi di cocaina e 2 involucri contenenti 200 grammi di hashish. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per uno dei due indagati. E controlli a largo raggio dei carabinieri del Comando Provinciale di Catania nell'ambito dell'operazione Buona Estate Sicura. Nel mirino delle forze dell'ordine numerose strutture ricettive tra bed and breakfast, case vacanze e affittacamere al fine di contrastare il fenomeno del turismo in nero e verificare l'obbligo di comunicazione delle generalità degli alloggiati. 180 le strutture controllate in tutta la provincia etnea, 13 titolari denunciati, 9 dei quali nel quartiere San Cristoforo di Catania, 2 nella periferia della città, 1 a Randazzo ed 1 ad Acireale. Peculiare il caso del B&B di San Cristoforo: oltre alla mancata aderenza alla realtà della descrizione online, la struttura era allacciata abusivamente alla rete elettrica pubblica mediante un cavo collegato ad un palo della luce. Stessa accusa per il titolare di una struttura sita nel quartiere di Librino e denunciato per furto di energia elettrica. A quanto si apprende, i denunciati sarebbero altresì responsabili di evasione tributaria. La politica all'indomani dell'insediamento del Consiglio Comunale di Acireale tiene banco il dibattito politico sul mancato bon ton politico-amministrativo della maggioranza alla carica del vicepresidente del Consiglio.
Un percorso amministrativo che parte senza condivisione alcuna. Poche ore dall'insediamento del Consiglio Comunale di Acireale, il dibattito politico è destinato a scaldarsi sempre di più. Il gruppo di maggioranza, con un atto di forza, fa da asso, piglia tutto e porta a casa presidenza e vicepresidenza in Consiglio Comunale. Un primo strappo che segna l'inizio di un clima politico rovente. E se per quanto riguarda la presidenza non c'è da stupirsi più di tanto, è il mancato bon ton sulla vicepresidenza in consiglio che lascia l'amaro in bocca ai due candidati a sindaco non eletti, Francesco Fichera e Nino Garozzo, che siedono tra i banchi dell'aula consiliare. Si prende atto, ha dichiarato Fichera, di una sorta di nuovo corso che rompe con la tradizione che aveva visto negli anni passati la nomina della vicepresidenza del Consiglio appannaggio dell'opposizione, con l'obiettivo, prima ancora che di bilanciare le cariche, di una simbolica condivisione. La questione è puramente rappresentativa, ma rimanere nel solco della tradizione avrebbe certamente mostrato un segnale di apertura che al momento, con quella che è di fatto una scelta interna alla stessa maggioranza, appare più distante di quanto in questa fase iniziale si potesse immaginare. Ci auguriamo che questa mossa di avvio del percorso non stia a significare che si tratta di una strada in salita di fronte alla necessità di garanzie e di equità, soprattutto in un momento così fortemente caratterizzato da emergenze, tali da non richiedere affatto personalismi e inutili prove di forza. A non apprezzare l'atteggiamento della maggioranza in consiglio anche Nino Garozzo, che ha definito il tentativo in extremis del consigliere Enzo Di Mauro durante i lavori del civico consesso ieri mattina una manovrina da primissima repubblica offerta a pochi minuti dal voto per aprire varchi nell'opposizione. Storie vecchie, afferma Garozzo, conosciamo metodi e persone. I 9 consiglieri di opposizione ci siamo iscritti al gruppo misto votando scheda bianca in entrambe le votazioni. Sarà una legislatura, si capisce subito dalle prime manovre vecchie quanto il cucco, ad alta tensione. I temi amministrativi sono tanti, quelli politici pure. Non mancano quelli giuridici e istituzionali, non esclusi quelli etici, che meritano di essere rappresentati perché una parte non irrilevante della città chiede che queste sensibilità vengano rappresentate. È quella parte della città di donne e uomini liberi che non deve chiedere perdono e misericordia ai vincitori, come pretenderebbe l'arrogante gerarchia, per ottenerne cittadinanza politica. A Giarre il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità il regolamento sui dehors per gli esercizi pubblici, un provvedimento che guarda al futuro delle attività commerciali della piazza giarrese. Un provvedimento a lungo atteso ha finalmente visto la luce a Giarre. Il Consiglio Comunale ha approvato ieri sera all'unanimità il regolamento sui dehors per gli esercizi pubblici, consegnando alla piazza giarrese una chiara normativa in materia di occupazione e utilizzo del suolo pubblico e privato da parte delle attività commerciali. Nella fattispecie il regolamento definisce nei dettagli la tipologia di deorse e l'insieme di elementi funzionali ed armonici posti nello spazio pubblico per il ristoro all'aperto annessi ai locali. La normativa prevede anzitutto la differenziazione tra deorse stagionali e annuali con specifici requisiti per ciascuna tipologia, prevedendo finanche la possibilità di ospitare spettacoli musicali. Diversi criteri costruttivi, oltre a materiale e caratteristiche estetiche, consentite per garantire l'armonia con l'ambiente circostante, nonché le prescrizioni in merito alla posizione, delimitazione, illuminazione notturna, riscaldamento e gestione dei rifiuti. Massima la responsabilizzazione del titolare, che dovrà garantire la manutenzione dell'area occupata, mantenerla pulita e sicura e rimuovere tutti gli elementi alla scadenza dell'autorizzazione, che potrà essere sospesa o revocata in caso di violazione e mancato rispetto delle disposizioni regolamentari. Prescrizioni specifiche saranno infine applicate dal Comune per quanto riguarda i dehors siti in prossimità di monumenti ed edifici di interesse storico, al fine di garantire il rispetto del patrimonio artistico cittadino. Il regolamento che ho avuto l'onore di contribuire a stilare segna un momento cruciale nel percorso di rinnovamento del centro storico e il commento entusiasta del Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Barbagallo. Credo fermamente che le nuove linee guida ravviveranno l'ambiente dei nostri ristoratori e promuoveranno un decoro urbano più accogliente per residenti e visitatori. Un provvedimento che, insomma, secondo Barbagallo, contribuirà a creare nuove opportunità di lavoro e attirare più turisti. Parimenti entusiasta è il presidente della seconda commissione consiliare, Antonio Camarda, che ha rimarcato l'importante lavoro di confronto con l'amministrazione comunale e la presidenza del consiglio, tenendo in considerazione le proposte di attività produttive della Confcommercio locale. Un periodo di transizione fino all'estate del 2025, ha annunciato Camarda, traghetterà i titolari di attività commerciali fino alla definitiva entrata in vigore dei punti salienti del regolamento, dall'uniformità degli arredi agli sgravi da concertare in un successivo tavolo di confronto con l'amministrazione comunale.
Ci fermiamo adesso per un altro stacco pubblicitario, a tra poco. La diocesi di Acireale onora Santa Venera, il 26 luglio dalle 9.35 del mattino, diretta su Etna Channel della festa. Alle 9.45 apertura della cappella, alle 10.30 il pontificale. Riprenderemo la diretta dalle 19.30 per seguire l'uscita delle antiche candelore e quella del fercolo di Santa Venera, patrona di Acireale, la preghiera del palazzo di città, alcune fasi del giro d'onore, lo spettacolo piromusicale di Piazza Duomo e il rientro in cattedrale. Etna Channel, in diretta sul canale 199 del Digitale Terrestre in tutta la Sicilia e su Facebook in tutto il mondo. Da sempre al servizio di chi ci apprezza. Di scegliere Opel Corsa, perché accontentarti quando puoi avere tutto e subito. Oggi Corsa è tua da 129 euro al mese, TAN 2,99, TAG 4,59, anticipo 1.267 euro, 35 rate mensili o 18.000 km, rata finale 11.353 euro, con scelta Opel fino al 31 luglio. Info su opel.it. Ti aspettiamo in concessionaria. Concessionaria Opel, a Catania in via Vitaliano Brancati 25, a riposto sulla strada statale 114, chilometro 70-78. Devi traslocare? Ci pensiamo noi! Dal canarino all'elefante, dal comodino all'armadio assaiante. Angelo La Rocca Traslochi, da 40 anni nel settore. Traslochi da o per tutta l'Italia e anche all'estero. Provvediamo a qualsiasi evenienza, smontaggio e rimontaggio dei mobili, anche con modifiche per l'adattamento. Trasporto con i nostri contenitori di ogni cosa. Personale qualificato tratterà con cura ogni singolo pezzo. Noleggio autoscale, deposito per custodia mobili assicurato. Angelo La Rocca Traslochi, prezzi competitivi. Ad Acireale in via delle Terme numero 4. Per info 095 60 11 86 o 393 33 100 47 o sulla pagina Facebook. Problemi di peso? Rivolgiti con fiducia al Centro Antichi Tesori della biologa nutrizionista Venera Caltabiano. Ti seguiamo con la dieta mediterranea o chetogenica normoproteica, con un percorso per perdere il peso in eccesso e poi mantenerlo. Utilizziamo prodotti Isomed, che nascono da farine pregiate e biologiche. Al Centro Antichi Tesori effettuiamo anche il test del DNA per conoscere le caratteristiche genetiche, prevenire e curare l'insorgenza di eventuali malattie. Effettuiamo inoltre trattamenti con dispositivo medicale per il ringiovanimento della pelle e del viso. Centro Antichi Tesori, Corso Savoia 1, vicino Piazza Duomo, a Cireale. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo, del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando. A luglio ed agosto su Etna Channel le puntate più belle dell'annata televisiva appena trascorsa di Tutto In, il programma condotto da Franco Perdichizzi che vi porta in tutto il mondo. Dall'Andalusia all'epopea romana di Centuripe in Sicilia, dalle ville barocche di Bagheria al boom turistico di Taormina. E poi i pupi e il folklore siciliano, i vestiti sfavillanti del carnevale di Mister Bianco e il fuoco della bula di Tortorici. Ogni sabato e domenica alle 21.20 su Etna Channel, canale 199 del Digitale Terrestre, in tutta la Sicilia, tutto in estate, con Franco Perdichizzi. Eccellenze accesi alla ribalta, in questo caso parliamo del maestro d'arte fabbrile Pippo Conterino, al quale Poste Italiane dedica un francobollo ad una sua opera. Seguiamolo. Una bella e grande soddisfazione per il cavaliere Pippo Contarino e il figlio Davide, in quanto una loro opera d'arte realizzata anni fa sul lungomare di Mazara del Vallo, su incarico del comune, nello slargo intitolato all'armatore Francesco Paolo Lisma,
è ora entrata a fare parte di una missione filatelica nazionale promossa da Poste Italiane su mandato del Ministero delle Imprese, stampata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il francobollo inerente Mazara è denominato Monumento al Pescatore e vede ritrarre un bel tramonto con l'imponente scultura in ferro raffigurante una barca a vela realizzata nel 2014 dal maestro dell'arte fabbrile Pippo Contarino unitamente al figlio Davide, con sullo sfondo la chiesa di San Vito a mare. L'opera messa a punto in 3 anni di lavoro è alta 10 metri e larga 4, con un peso di 3.500 kg e ha inteso essere un omaggio alla marineria locale, fra le prime in Italia. Di qualche settimana fa è stato fatto a Roma questo bellissimo annuncio di cui il monumento di Mazara del Vallo, realizzato da me con la mano d'opera anche di mio figlio Davide, è stata una grande soddisfazione, che è stato prestigiosamente fatto questo dono per la città di Mazara, quando anche per noi della nostra bellissima città di Acireale, grande maestranza di grandi artisti fabbri dal 500 al 900. Si tratta di 5 francobolli ordinari da 1 euro a 20 centesimi appartenenti alla serie tematica Il patrimonio naturale e paesaggistico, dedicata all'Italia del mare, comprendente perciò gli stemmi delle repubbliche marinare e poi scorci di Mazara del Vallo, Sabaudia, Monfalcone e la tecnologia marina, con un'apparecchiatura in grado nel mare Adriatico di convertire il motondosso in energia elettrica. Certamente una grande soddisfazione per il cavaliere Contarino, apprezzato artista dell'arte fabbrile dalla caratura internazionale. Ma cosa bolle adesso in pendola? Quali gli obiettivi da raggiungere? Presto sarò nuovamente alla Biennale di Stia, al campionato del mondo, di cui sarò l'ultimo fabbro più anziano della storia della Biennale, perché tutti i miei colleghi oramai sono tutti in cielo andati. Quindi dopodiché ci sarà ad Acireale l'evento della manifestazione che si organizzerà in via d'Africa, la via del barocco, di cui ci saranno tante città che sono, grazie ad Acireale, al ring. Inoltre verranno, come ho saputo dall'amico della Finlandia, che ci saranno fabbri che verranno da parte dell'Europa a esibirsi qua ad Acireale, di cui realizzeranno delle opere bellissime per la chiesa del 600 e 700 di Acireale. Si terrà questa sera, con inizio alle 21 al Cinema Odeon di Catania, l'anteprima assoluta del film Destini Avversi di Francesco Santocono, che vede tra i protagonisti, oltre alla diva Maria Grazia Cucinotta, anche l'attore accese Gabriele Vitale, per anni nostro apprezzato collaboratore con la realizzazione di sketch durante il nostro programma Città Città. Hai una brutta malattia, Leda. Le vincerò tutte queste battaglie, professore. Ti svegli e ti senti come prigioniero della tua stessa libertà. Non lo so come spiegartelo. Parliamo adesso del Rotary Via Grande. Nei giorni scorsi si è svolto il rito del passaggio della campana. Vediamo. Non è stata una semplice cerimonia celebrativa del passaggio della campana, è stata una cerimonia piena di significati che ha evidenziato quei valori che da sempre hanno contraddistinto la tradizione dei Rotary International. Nonostante sia giovane, appena 3 anni, il Rotary Via Grande 150 è ambizioso e vuole crescere in fretta. Nel passaggio della campana fra il past president Marica Leonardi e il nuovo presidente Franco Proto, celebrato nella splendida cornice di Villa Itria, sono stati elencati tutti i passaggi relativi ai risultati ottenuti, quello che si è fatto nei 12 mesi di presidenza, con il coinvolgimento dei volontari e di alcuni soci, oltre che con il supporto di Immagini. È stato un anno intenso, molto piacevole. Siamo riusciti ad avere per la prima volta la menzione d'oro il nostro club, che, essendo un club di nuova nascita, è il terzo anno, per noi è stata una bella vittoria. Abbiamo partecipato a diversi interclub, abbiamo fondato insieme ad altri la Casa di Polerris, e al fiore all'occhiello del nostro club sono i giovani. Avevamo già il club Interact e quest'anno abbiamo fondato il Rotaract.
Abbiamo lavorato tanto sul territorio, nelle scuole, sia elementari che medie, e abbiamo creato una bella sinergia con l'amministrazione comunale, quindi bello. E naturalmente conoscersi un po' di più fra di noi, perché uscivamo dalla pandemia e quindi è stato, insomma, un momento più di ampio respiro. Durante la cerimonia del passaggio della campana fra Marica Leonardi e Franco Proto è stato dato ampio spazio ai giovani, al presidente del Rotaract Ettore Privitera e al giovanissimo presidente dell'Interact Cristiano Tamburro. Sono stati inoltre conferiti numerosi riconoscimenti con il prefetto Nino Prestipino, impeccabile nella gestione di una scaletta ricca di spunti. Ambizioni della giovane Rotary Via Grande 150 che trovano terreno fertile nella politica del nuovo presidente Franco Proto, che oltre a presentare 13 nuovi soci ha illustrato punto per punto, passo dopo passo, alcuni degli obiettivi più importanti da raggiungere, con la disponibilità di slide, filmati esaustivi, obiettivi legati al territorio, al sostegno dei più fragili, all'infanzia, alla solidarietà, ma anche all'educazione sanitaria e salutista, oltre che alla responsabilità civile. Il Rotary di Via Grande è un Rotary giovanissimo, ha 3 anni, con un anno di interruzione di Covid, però è un Rotary dinamico, è un Rotary che porta alla gente quelli che sono tutte le soluzioni di solidarietà, di servizio, di aiuto, ed è rivolto soprattutto ai meno ambienti, ai bisognosi, ai disagiati. Ecco, questo è un tema che noi abbiamo affrontato e che capitalizzeremo su tutte le iniziative che abbiamo posto in essere, che durante la stagione saranno capitalizzate e finalizzate. Devo dire che 3 paradigmi credo che caratterizzeranno un po' la mia attività, che è un po' la mia storia, quella della sanità, che è quella dello sport e quella della comunicazione, del marketing. Saranno 3 aree su cui lavoreremo tantissimo, sono tutte rivolte alla comunità, tutte rivolte alla collettività, tutte rivolte alla solidarietà. Chiudiamo con una notizia di sport. Si movimenta il mercato per la Cirale per quanto riguarda il settore under, con 3 acquisti nelle ultime ore. Ufficializzato l'arrivo in Granata del centrocampista Simone Milo, classe 2005, prodotto del vivaio del Napoli ed ex nazionale under 15. Oltre a lui giocheranno da Cirale anche l'italo-vietnamita Roberto Cittadini, altro 2005, difensore ex under 17 under 19 della nazionale vietnamita, e l'attaccante Roberto De Mutis, classe 2003, già 30 presenze in Serie D con le maglie di Sinti, Alba Longa, Roma City e Costa Orientale Sarda. E adesso invece uno sguardo alle previsioni meteo per la giornata di domani. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Le temperature registreranno valori compresi tra i 29 e i 39 gradi, venti moderati, mare mosso. Ed è tutto per questa edizione. Prossimo appuntamento con l'informazione di TG Reporter News domani a partire dalle 13:40. Grazie per essere stati con noi.